stiamo facendo un giro, vi stiamo portando a fare un giro turistico per la città di Saronno. Siamo a bordo di un trenino che è stato messo a disposizione dall'amministrazione comunale, un po' tutti dei negozianti di Saronno, dei commercianti. Guardate che bello, stiamo percorrendo il Corso Italia. Siamo a pochi giorni dal Natale. Abbiamo negozi abbastanza pieni di gente che stanno cercando l'ultimo regalo. Alberelli che decorano la nostra città. La giornata un po' piovosa, però siamo, le feste di Natale comunque creano sempre quel clima particolare. Il classico venditore di frittelle, non può mancare, non può mancare nelle feste più importanti. Questo trenino è un trenino molto comodo perché collega il centro di Saronno con la semiperiferia. Adesso vi porteremo nei luoghi non proprio centrali. Il nostro giro prosegue tra le viette del centro, negozi addobbati a festa, luci che illuminano ogni angolo della città. Siamo sempre a bordo del trenino e vi stiamo offrendo un giro panoramico, un giro unico. Ecco che siamo rientrati nel centro. È un trenino che attira sempre sguardi curiosi. Se potete notare, vedete come la gente guarda così divertita ma anche incuriosita. Un servizio veramente utile per la nostra città. E ora ci stiamo avvicinando alla slitta di Babbo Natale. Guardatela che bella! Che bella! Ecco la slitta, le renne sono a riposo. Caldarroste. Sì.
stiamo per arrivare sulla piazza centrale di Saronno. Bene, primo giro turistico l'abbiamo completato. Ora, se vi è piaciuto, rimanete in attesa, vedrete un'altra parte della città di Saronno. Lei ha fatto questo giro turistico con questo trenino. Come ha vissuto, come ha apprezzato la città di Saronno? Mi sembrava, intanto diamo atto a chi l'ha organizzato, che è veramente una cosa importante per il divertimento non solo dei bambini attenti, ma anche dei grandi, forse soprattutto dei grandi. Poi una cosa importante, mi sembra, quando ho fatto questo giro, di essere seduto sul treno e vedere l'Italia dal finestrino. Cioè la città la si vede in un modo diverso, cioè si vede proprio come sta la via, i palazzi, le case, la gente che cammina, soprattutto ecco, la gente che guardava allibita a vedere sto trenino che girava in Saronno. Io ritengo che è stata una cosa molto molto importante e servirà anche per allietare le feste a questi ragazzi. Bene, grazie. Adesso stiamo pronti perché si parte per il secondo giro. Ecco, si parte per un nuovo giro. Adesso ci stiamo avvicinando. Prima vi ho fatto vedere la slitta di Babbo Natale, ora la casa di Babbo Natale con gli elfi. Avete visto, siamo passati un po' veloci, però avete visto, guardate che bello. Teniamo presente che questo treno non fa solo un giro. Il giro che abbiamo fatto precedentemente è stato Piazza Libertà, Corso Italia, Piazza Volontari del Sangue, Piazza De Gasperi, Via San Cristoforo, e siamo tornati in piazza. Adesso facciamo l'altro giro. Avete sentito che il nostro turista è ben informato sul giro che faremo. Guardate i volti delle persone che ci guardano. A parte che Saronno è stata una delle prime città ad essere servita dal treno, ricordiamo le ferrovie Nord Milano. Un tram che fermava in piazza e che veniva da Milano, quindi ha avuto il suo iter la ferrovia, ma non solo come ferrovia treno, ferrovia tranviaria. E quindi ecco che prosegue con questo treno, che è treno a ruote con le gomme, ma sempre treno è. Certo, benissimo, vedete, sentite quante cose belle che può darvi la città di Saronno. Qui la velocità comincia ad essere già più sostenuta. Vedete che stiamo viaggiando ad una velocità piuttosto elevata. Ecco che il nostro trenino fa il suo ingresso in mezzo al traffico cittadino, in mezzo al traffico ordinario cittadino. Pensate un po', queste macchine che si troveranno davanti un trenino Saronno. Che emozione! Di solito questi trenini si trovavano nelle città balneari, no? Perché erano un modo di divertimento e di visitare la città in un modo diverso. Ecco che lo abbiamo anche a Saronno, per quello che la gente rimane lì un po' allibita a vederlo. Non era abituata, ma finalmente la giunta comunale e l'ASCOM col suo direttore hanno deciso di fare questa cosa. Un servizio davvero eccezionale. Sempre difficile trovare parcheggio, soprattutto parcheggio nelle città importanti come ad esempio Saronno, e poter parcheggiare in periferia e sapere di riuscire a raggiungere ugualmente il centro con un trenino, anche in modo piuttosto romantico, è bello. Vi assicuro che stiamo provando un'emozione quasi unica. Si prova un'emozione unica, anche perché soprattutto i grandi ritornano bambini,
dico, ecco, quello che non avevamo quando eravamo piccoli ce lo abbiamo adesso che siamo grandi, e questo dà la possibilità sia ai piccoli che ai grandi di divertirsi e vedere un qualcosa di nuovo. Secondo te tipo 31-40? Dobbiamo tenere presente un'altra cosa, Saronno, che è una città molto, molto bella per alcuni aspetti, è molto ristretta, le strade molto piccole, quindi la difficoltà a muoversi in questo ambito con un trenino, perché deve fare i conti anche con le macchine che circolano, che alle volte si trovano davanti, come è successo adesso, se lo trovano davanti e non sanno più cosa fare. A questo punto ecco che sta a dimostrare quello che vuol dire una cosa nuova in una città come la nostra. Saronno è una città dove nulla possiamo farci mancare, e quindi abbiamo anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, una pista molto ambita da grandi e da piccini, una pista che dà lustro alla nostra città. Solo poche città, solo le grandi città hanno una pista di pattinaggio. È vero, è vero. E questo dà, ecco, un'altra cosa che dà il segnale che anche la nostra città si sta evolvendo e si sta mettendo al pari delle altre grandi città, mettendo a disposizione della gente, dei ragazzi, dei divertimenti che prima non c'erano, e quindi rendono appetibile anche venire a Saronno quelli del circondario, perché trovano queste cose. Teniamo presente che c'era una volta il bocciodromo, è stato trasformato per la gioia dei ragazzi, perché possono fare tante competizioni all'interno di quella struttura. Certo, una città a misura di bambino è una città bella. Senz'altro, ormai si deve tutto per i bambini, perché il grande, ormai l'adulto, ha raggiunto quello che poteva essere la sua vita, si fa tutto e soltanto per i bambini. Ora facciamo virata verso il centro. Facciamo tutta la via Roma. Non è andato in piscina? No, non è andato. Quindi la via Roma stiamo per porta al centro. Stiamo percorrendo via Roma. Siamo fermi anche noi al semaforo, in coda al semaforo rosso, ma anche il nostro trenino deve rispettare i semafori. Un'altra cosa bella del trenino, cos'è?
adesso siamo seduti e sentiamo parlare i papà, le mamme, con i loro bambini, possono parlare assieme, spiegargli la città, le vie, senza la preoccupazione della guida, senza la preoccupazione del posteggio. Quindi è un vantaggio anche per questo, no? In più non hanno neanche il problema se devo fare il rifornimento alla macchina o no, perché ci pensano tutti gli altri. Pensate, è bella questa osservazione. Guardate che vi stiamo offrendo un giro turistico sul Trenino gratuito. Sì, sì, per chi vuole andare, anzi, noi invitiamo le mamme, il papà, le nonne, i nonni, le zie a venire loro e portare i loro figli, i loro nipoti, perché fra l'altro è gratuito e quindi a disposizione di tutta la città per vedere la città, la sua città, la nostra città. Ecco che si rientra, guardate adesso sullo sfondo abbiamo Villa Gianetti, ex Villa Gianetti, guardate che bella. Ora attraversiamo il fiume Lura e pochi metri ci separano dal centro di Saronno, dalla piazza di Saronno. Ecco, ma siamo quasi arrivate. La nostra speranza è di avervi offerto una visione panoramica di Saronno, come forse non l'avrete mai vista. Ecco che ormai stiamo arrivando e c'è già altra gente pronta a salire sul trenino. Tanti bambini. E come aver visto, come dicevo prima, la Saronno, come aver visto dal treno l'Italia. E noi abbiamo visto Saronno dal treno. Bene, grazie.